Ciao da Luci, oggi realizzeremo insieme il basco con una tecnica fantastica per avere un cerchio perfetto ed un'altra tecnica meravigliosa per non far vedere la chiusura e l'inizio del giro. Infatti, come potete vedere sui miei due baschi, la chiusura giro è praticamente quasi invisibile. Guardate, in questo basco che è più chiaro con un filato più sottile la chiusura è qui, ma come potete vedere quasi non si percepisce, si va a mimetizzare tra gli aumenti della lavorazione, mentre su questo filato più grosso, come vedete, anche qui si vede poco e niente ed è, vedete, è questa qui. E ho dovuto cercarla perché realmente non si vede. Quindi una tecnica, anzi due tecniche molto interessanti per creare i nostri cerchi perfetti senza giuntura. Passiamo al vedere come si prendono le misure per il nostro basco, dopodiché il tutorial. Prendere le misure di un cappello può risultare un pochino difficile, ma no, in realtà non lo è. Allora noi basta prendere la nostra circonferenza della testa appena sopra all'orecchio, quindi facciamo passare il centimetro dietro alla parte alta delle nostre orecchie e con quella circonferenza, la mia è di 55 centimetri, andiamo a calcolare il diametro del nostro cappello o basco. In questo caso il diametro dovrà essere molto più grande della circonferenza della nostra testa. Quindi, perché dobbiamo avere un piatto molto ampio per poi poter restringere e dare la caratteristica forma del basco al nostro berretto. Io in questo caso ho 55 cm di circonferenza. Che cosa ho fatto? Ho diviso 55 cm per 3,14, che è il pi greco, quindi l'operazione matematica che ci permette dalla circonferenza di ricavare il diametro. Il mio diametro sarà di 17,5 cm. Quello è il diametro che mi serve per avere una copertura della mia testa, ma il basco è più grande, deve essere più grande. Quindi che cosa ho fatto? Ho smesso di fare gli aumenti a 17,5 cm. Dopodiché ho deciso di quanto volevo grande il piatto del mio basco. In questo caso il mio diametro è 26 cm circa. Quindi come potete vedere sono cresciuta molto di più dal mio 17,5 cm. Se io vado a vedere, 17,5 cm più o meno sono qui, quindi io ho altri due tre giri, dipende dal filato. Con questo basco col filato più sottile sono tre giri, con questo verde in realtà sono solo due giri di semplicissima maglia alta senza più fare alcun aumento. Quindi visto questo, direi sigla e passiamo al tutorial. Per il nostro, direi, terzo basco, vado a usare un filato sintetico bianco, semplicemente perché è più comodo da vedere e più facile quindi seguire il tutorial e la sua realizzazione. Facciamo innanzitutto l'anellino magico. Non è necessario farlo, se vi trovate meglio con le 3, 4 catenelle, 5 catenelle iniziali chiusi in cerchio, oppure le 4 catenelle e poi entrando nella prima e mettendo tutte le maglie nella prima primissima catenella, potete tranquillamente farlo. Io inizio con l'anellino magico, quindi metto il filo sulla mia mano, lo fermo col pollice, giro attorno a due dita, vado a incrociarlo come potete vedere in questo modo, fermo i due fili, passo sotto al primo filo e con l'uncino catturo il secondo, giro l'uncinetto, tra le due dita fermo l'anellino e vado a fare una catenella per fermare il tutto. A questo punto l'anellino si girerà da solo. Io estraggo la codina dall'anellino, non è necessario, io lo faccio perché mi trovo più comoda quando sarà il momento di tirarlo.
Ora vado a realizzare due catenelle che non verranno mai conteggiate ai fini della lavorazione. Servono proprio per la nostra chiusura invisibile. Una e due catenelle. Non le conteremo mai, le faremo ad ogni inizio giro, ma non verranno mai conteggiate nella lavorazione. Ora, all'interno del mio anellino magico, vado a realizzare 15 maglie alte. Realizzata la mia 15ª maglia, vado a stringere un po' l'anellino. Allora, facciamo in modo che le maglie non arriccino. Se vedete che le maglie arricciano stringendo l'anellino, vuol dire che sono troppe. È il caso di disfarne qualcuna, fino a quando l'anellino non verrà stretto senza far ondulare la lavorazione. Ora, molto molto importante, dobbiamo chiudere la nostra lavorazione sotto o sulla prima maglia alta lavorata, quindi dobbiamo ignorare le due catenelle. Vediamo come. Come potete vedere, qui ci sono le due catenelle. Ora ve le faccio vedere con l'ausilio di un ago tirafettuccia. Allora, sfiliamo il mio uncinetto, mettiamo via la codina e vediamo la lavorazione. Come potete vedere, qui ci sono queste due catenelle, eccole qui, ve le separo dalla maglia alta, sono queste due, una e due, e qua c'è la maglia alta. Noi dobbiamo infilarci sopra alla prima maglia alta, quindi sulla sua catenella. Vedete che ogni maglia alta ha una sua catenella, questa è quella della seconda, questa è quella della prima. E queste sono le due catenelle di inizio giro. Noi queste due le ignoriamo e infiliamo il nostro uncinetto qui a chiudere con una maglia bassissima. Lo facciamo subito. Come potete vedere, mi infilo qui sulla prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Ora vado a ripetere la stessa operazione, quindi due catenelle che non verranno conteggiate. Come vedete, queste due catenelle hanno creato questo buchino qui. Questo buchino non è altri che la maglia alta sulla quale abbiamo lavorato. Le due catenelle sono queste che noi non dobbiamo prendere in considerazione e rimarranno nascoste nella lavorazione. Ora, il secondo giro è tutto di aumenti, quindi la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, andremo a farla proprio in questo forellino, che altri non è che la prima maglia alta sottostante. Essendo tutto un giro di aumenti, andremo a realizzarne due sulla stessa maglia sottostante e ne realizzeremo due su tutte le maglie di tutto il giro sottostante. Quindi da 15 maglie nel prossimo giro avremo 30 maglie, perché qualsiasi siano le maglie che voi avete montato all'inizio, vanno raddoppiate nel secondo giro. Al termine del giro quindi avremo 30 maglie alte, come detto precedentemente. Ora stessa cosa, ignoriamo queste due catenelle e ci agganciamo sulla prima maglia alta con una maglia bassissima e abbiamo chiuso anche questo giro. Il prossimo giro, stringiamo anche l'anellino centrale, ecco qui, il prossimo giro sarà una maglia singola e un aumento per tutto il nostro giro, quindi due catenelle ad alzarci, la prima maglia la vado a fare, ecco qui, vedete, sulla prima maglia alta, quindi qui dove si crea il forellino delle due catenelle, e ne faccio una sola. Sembrano due, ma sono una sola. Queste due catenelle non vanno mai contate ai fini della lavorazione. Prossima maglia, facciamo l'aumento, quindi due maglie sulla stessa maglia sottostante. La prossima maglia la lavoriamo singolarmente,
La maglia successiva avrà un aumento, quindi due maglie sulla stessa maglia sottostante. Di nuovo maglia singola. Nuovamente aumento. Maglia singola e aumento. E così procediamo per il resto del nostro giro. Se è tutto giusto, l'ultima maglia dovrà avere l'aumento perché la prima era senza e sarà sempre così per tutti i giri. Quindi in tutti i giri la prima maglia sarà senza aumento, l'ultima con l'aumento. Andiamo a chiudere nuovamente con una maglia bassissima sulla prima maglia lavorata, quindi ignorando le due catenelle. Come vedete continua ad essere molto invisibile la chiusura. Quarto giro. Sempre le nostre due catenelle, sempre alla base. Vedete che si crea, se io tiro la maglia si vede dove dobbiamo andare a fare la maglia, perché si crea proprio questo buchino piccolino e noi qui andiamo a fare la prima maglia alta. Ora l'aumento non sarà più ogni maglia, quindi una sì e una no, ma due maglie lavorate normalmente e l'aumento. Quindi la prima l'abbiamo fatta, la seconda andiamo a farla singola, la terza andiamo a farla con l'aumento. Cosa succede in questo giro? Succede in questo giro che noi, se andiamo a notare bene, andremo sempre a realizzare l'aumento sulla seconda maglia dell'aumento sottostante. Vedete? Qui c'è l'aumento, ho due maglie che escono dalla stessa maglia sottostante. Sulla prima delle due io vado a effettuare una maglia singola, questa. Sulla seconda delle due io vado ad effettuare l'aumento e sarà sempre così per tutti i giri, per tutto il giro. Quindi se io perdo il conto mi basta guardare che cos'ho sulla riga sottostante. In questo modo, quindi, anche se non conto, faccio la prima, faccio la seconda. Cos'ho sotto? Sulla prima dell'aumento sottostante ho la maglia singola, sulla seconda dell'aumento sottostante ho l'aumento e vado ad effettuarlo. Questo è molto comodo se voi andate ad appoggiare il lavoro e dovete fare qualcos'altro, perché non dovete ricordarvi e contare di nuovo tutte le maglie. Potete tranquillamente guardare e lavorare a seconda di quello che c'è sotto. Siamo arrivati anche alla fine del quarto giro. Come vedete è rimasta una maglia. Io ne ho due singole e ora vado a fare l'aumento, come giusto che sia, nell'ultima maglia. Sempre ignorando le due catenelle, vado a chiudere sotto la prima maglia alta di inizio giro, in questo modo. Ora, come potete vedere, il cerchio è perfetto, quindi non ha quei bruttissimi lati che si formano con la lavorazione circolare e soprattutto la chiusura è molto molto mimetizzata. Dobbiamo andare avanti in questo modo, con questa lavorazione, fino ad ottenere il diametro che desideriamo, nel mio caso 17 centimetri e mezzo circa. Dobbiamo sempre fare l'aumento sulla seconda maglia dell'aumento sottostante, quindi se noterete adesso abbiamo due maglie singole e un aumento, nel prossimo giro avremo tre maglie singole e un aumento, in quella successiva quattro maglie singole e un aumento e così via fino a che non arriviamo al nostro diametro, al diametro che ci serve. Se dovesse sfarfallare la lavorazione, ma se è precisa non dovrebbe farlo, potrebbe farlo se è sbagliato l'uncinetto di lavorazione oppure
se avete stretto troppo le maglie all'inizio. Quindi potrebbe richiedere un cambio di maglie. Nel mio caso 15 erano perfette, vedete che il lavoro rimane piatto perfettamente. Se sfarfalla potete toglierne qualcuna, ma ve ne accorgete subito quando chiudete l'anellino magico. Se già le maglie presenti nell'anello arricciano, vuol dire che non va bene e dovrete toglierne qualcuna. Io vado avanti, dopodiché raggiunti i 17 centimetri farò due giri senza aumenti, quindi due giri con una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante e ci rivediamo lì, perché a quel punto andremo a realizzare le diminuzioni per dare al nostro basco la classica forma di basco. Quindi la parte tonda iniziale deve essere molto più ampia, di modo da avere poi un margine per restringere e dare forma al nostro basco. E noi lì ci rivediamo. Eccoci arrivati. Io per questa misura ho fatto 2, 4, 6, 8, 9 giri, dopodiché ho fatto 2 giri, vedete che si piega, quelli sono i 2 giri senza aumenti e serve proprio per dare al basco la nostra curva. Come vedete non arriccia, è perfettamente piatto e come vedete la chiusura è totalmente dritta e ben mimetizzata. Quindi possiamo proseguire. Andiamo a riprendere il nostro uncinetto. Ho già realizzato le 2 catenelle ed ora è il momento di andare a fare le diminuzioni. Come facciamo le diminuzioni? Le diminuzioni vanno fatte nello stesso giro degli aumenti. Quindi io ho finito con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie singole e un aumento. Quindi ora andrò a lavorare 7 maglie singole e una diminuzione. Quindi la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sull'ottava faccio una maglia chiusa a metà, carico il filo, salgo sulla nona, una maglia chiusa a metà, quando ho 3 occhielli sull'uncinetto carico il filo e chiudo tutti insieme e abbiamo fatto la prima diminuzione. Ripetiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sull'ottava una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, vado sulla nona, una maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme e abbiamo fatto la seconda diminuzione. Procediamo così fino al termine del giro. Ovviamente se saranno giuste le diminuzioni dovrete chiudere con una diminuzione, quindi la prima maglia è singola, le ultime 2 creeranno una diminuzione. Ho appena effettuato la 7ª maglia e sono a fine giro. Come vedete mi rimangono 2 maglie da lavorare, uncinetto nella prima, chiudo a metà la maglia, filo sull'uncinetto, entro sull'ultima, chiudo solo a metà la maglia, chiudo tutto insieme e vado a chiudere il giro sulla prima maglia alta di inizio giro. E così, come potete vedere, il nostro basco sta iniziando a salire, vedete, fa questo effetto
ampolla, quindi sta iniziando a salire. Ora le diminuzioni si effettueranno nello stesso modo e partiamo col secondo giro di diminuzioni. Potrebbero volercene 3-4. Adesso vedremo insieme. Allora, 2 catenelle per alzare il lavoro, maglia singola sempre sulla prima maglia alta sottostante, quindi siamo a 1, 2, 3, 4, 5 e ora si va a ritroso, quindi 6. Se per aumentare era sempre l'aumento sulla seconda, poi sulla terza, poi sulla quarta, per diminuire si va a scalare. Quindi se prima era sull'ottava maglia e quindi le maglie singole erano 7, adesso la diminuzione sarà sulla settima maglia e quindi le maglie singole saranno 6. E se non vogliamo contare come abbiamo fatto per gli aumenti, non ci resta che guardare il giro sottostante. Come potete vedere, ci rimane una maglia singola e la diminuzione, e noi dobbiamo fare la diminuzione di questo giro a cavallo sulla maglia singola e sulla diminuzione. Quindi nella maglia prima della diminuzione sottostante facciamo la prima delle due maglie alte chiuse a metà, filo sull'uncinetto, vado sulla diminuzione sottostante, estraggo il filo, chiudo a metà e chiudo tutto insieme e abbiamo fatto la nostra prima diminuzione. Ora altre 6 maglie singole. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Inizio sulla settima la nostra diminuzione, quindi estraggo la maglia, chiudo a metà, filo sull'uncinetto, vado sulla diminuzione sottostante, estraggo il filo, chiudo a metà, chiudo tutto insieme e ripeto questo passaggio. Questo metodo lo usiamo fino ad arrivare alla circonferenza di 17 centimetri, scusate, al diametro di 17 centimetri, e vi faccio vedere su un basco già fatto. Questo è il mio basco già fatto. Noi non andremo a contare il bordo, ma solo le diminuzioni, perché il bordo lo faremo senza diminuire. Voi lo vedete che stringe, ma solo perché questo è un punto elastico. In realtà qui di diminuzioni nel bordo lavorato a costa non ce ne sono. Noi dobbiamo fare solo questi giri per arrivare a 17 centimetri, nel mio caso con una circonferenza di 55, e lo vediamo subito, perché se io appoggio il metro qui, che è alla base del giro di bordo, e vengo di qui, che è alla base del giro di bordo, come vedete io ho 17 centimetri, quindi il diametro che ha la mia testa, e dobbiamo andare avanti a diminuire fino ad arrivare a quei 17 centimetri. I giri sono irrilevanti, vi creeranno queste striscette che sono le diminuzioni. Allora, c'è a chi non piacciono, a me sinceramente piacciono molto. Se non volete ottenerle, tra una diminuzione e l'altra potrete sfalzare le maglie. Quindi non fare più la diminuzione sulla diminuzione, ma spostarla un po' più al centro delle maglie della diminuzione sottostante. Quindi procediamo quindi con le diminuzioni e poi insieme faremo il bordo a costa
uno a uno. Io sono giunta alla circonferenza che mi serve e al diametro quindi che mi serve per la mia testa. Ho fatto 3 giri di diminuzioni, quindi il primo giro era sull'ottava maglia, il giro successivo sulla settima e quello dopo sulla sesta maglia. Quindi procediamo in questo modo. Questa volta le catenelle che vado a fare le conterò come maglia e la prima, questa, la prenderò a rilievo davanti. A rilievo davanti significa che io infilo l'uncinetto nel foro tra la maglia sottostante precedente, quindi l'ultima maglia del giro sottostante e la prima del sempre giro sottostante, passo da dietro, infilo l'uncinetto, carico il filo, esco e creo una normalissima maglia alta in questo modo. La successiva sarà a rilievo dietro, quindi filo sull'uncinetto, questa volta l'uncinetto lo infilo dal retro, lo faccio passare davanti alla maglia e riesco dietro, prendo il filo e concludo la mia maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, vedete, questa è la maglia che io devo lavorare, quindi faccio così, passo dietro e spunto dall'altro lato, carico il filo, esco e concludo la maglia alta. Stessa cosa a rilievo dietro, quindi filo sull'uncinetto, questa volta passo da dietro, avvolgo la maglia da davanti, vedete qua sono sul retro del lavoro, prendo il filo, esco e concludo la mia maglia alta. Dobbiamo alternare una maglia a rilievo davanti e una maglia a rilievo dietro. In questo caso io la diminuzione, mi raccomando, prendete tutte e due le maglie della diminuzione, quindi le cingiamo entrambe, potrebbe essere un po' più ostico uscire, ecco qui ce l'abbiamo fatta, ecco qua l'abbiamo fatta diventare, ecco, è una sola, quindi bisogna lavorarla come una sola. Quindi questa era dietro, la prossima è davanti, la successiva di nuovo da dietro. Allora, i fili sull'uncinetto devono essere sempre gli stessi, quindi carico, passo da dietro, vedete, prendo, esco bene e chiudo la maglia di nuovo da davanti, di nuovo da dietro. Il primo giro potrebbe essere un po' più scomodo, i successivi saranno sicuramente migliori. Proseguo in questo modo fino al termine del giro. Mi raccomando, sulle diminuzioni prendiamo bene la diminuzione in modo che sia una maglia sola, non ritrovatevi con più maglie, altrimenti andate a togliere la diminuzione, è molto importante che rimanga. Quindi proseguo in questo modo fino al termine del giro. Iniziamo il prossimo giro insieme, dopodiché deciderete voi quale sarà il numero dei giri da effettuare, e il vostro basco sarà finito. Io proseguo e ci vediamo al termine del giro. Arrivati al termine del giro, come potete vedere, questa è la prima maglia. Io in realtà non prendo la terza catenella, ci passo davanti, la avvolgo e chiudo con una maglia bassissima, anche perché questa rimarrà comunque dietro, risulterà come una maglia a rilievo dietro, e questo sarà il nostro primo giro. Sarà quello, diciamo, tra virgolette, un po' più complicato, perché gli altri saranno molto più semplici. Andremo a lavorare le maglie così come si presentano e soprattutto andremo a,
ad entrare più agevolmente tra le maglie, perché le maglie sono già spostate avanti o indietro. Quindi faccio le mie 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vedete la prima maglia che sporge in avanti ed è molto più semplice infilarsi in questo modo, e chiudo la mia maglia. La seconda, filo sull'uncinetto, vedete che rimane dietro, quindi io passo da dietro, faccio così, tengo la maglia in modo che esco agevolmente, vedete? È molto semplice, rimane molto più facile muoversi tra le maglie, di conseguenza rimane più semplice la lavorazione. Quindi filo sull'uncinetto, questa sporge in avanti, quindi passo dietro e la prendo in questo modo. La prossima, passo da dietro, ecco qui, e l'ho lavorata. La successiva, in rilievo davanti, quella dopo a rilievo dietro. Adesso magari ve la faccio vedere da un'altra prospettiva, quella a rilievo dietro, che rimane un po' più difficile da vedere. Allora, sotto la videocamera, perché quando lavorate ce l'avete vicina e la vedete benissimo. Allora, la prendete così, vedete, la maglia la avvolgete, poi potete anche girare il lavoro, lo tenete in questo modo ed estraete il filo, vedete, avete 3 fili sull'uncinetto, quindi andate a concludere la vostra maglia alta. Continuate in questo modo, vedete, rimane molto veloce, è più difficile spiegarlo che farlo. Questo lo fate per i giri che decidete voi, non c'è un numero di giri particolare, guardate quando esteticamente vi piace, avete concluso il vostro lavoro, quindi potrete affrancare il filo e il vostro basco sarà finito. Ecco qua il mio basco finito, come potete vedere. Allora, questo l'ho lasciato con un bordo molto più sottile, perché volevo farvi vedere che effettivamente non è necessario per forza fare il bordo alto come i miei bordi degli altri cappelli, quindi non è necessario che siano tutti con la stessa bordura. Io questo l'ho fatto più sottile, non ho ancora fermato il filo, l'ho semplicemente nascosto qui sotto, però è a vostra scelta, ecco, diciamo che risulta un po' più rifinito, ecco, con il bordino un po' più spesso, ma è a vostra discrezione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché ho racchiuso proprio 2 tecniche, anzi 3 tecniche che vi sono utili proprio per fare le lavorazioni a cerchio, quindi la chiusura invisibile, gli aumenti che mantengono il tondo perfetto, perché vedete, io adesso se lo schiaccio bene il tondo è perfetto, ovviamente messo così gli aumenti un po' si vedono, ma se lo schiaccio bene non è, è perfettamente rotondo, come vedete, non ha i classici bordini che si creano con gli aumenti del cerchio, come potete vedere sono molto molto tondi e fatti bene. Io vi aspetto al prossimo video tutorial, vi chiedo scusa per le mie mani che sono veramente malandate oggi, sono anche abbastanza livide, perché vedete ho lividi ovunque, non capisco bene che cosa sia successo, qui sono spellata, quindi vi chiedo scusa per le mie mani, perdonatemi, spero che non vi interessi particolarmente di come sono ridotte, ma che vi sia piaciuta la lavorazione. Io vi mando un bacione grande, venite a trovarmi nel gruppo Facebook Creando con Lucy il Salotto, andate a visitare Merceria Italia Artisan per questi bellissimi filatini, vi do un bacio grande e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao da Lucy, a presto!